Provo a parlarvi del Natale da un altro punto di vista. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo provato ad immaginare come saranno i giorni che ci aspettano e li aspettiamo tutti con una certa gioia, no? In fondo al cuore. Perché il Natale è tante cose, è lo stare con la famiglia, è scegliere di stare con le persone che si amano, però è anche fiducia, è anche, diciamo, sentimento per il resto del mondo. E allora, oggi, mi piace, avere qui ospite una mamma, perché alle volte il Natale può passare sotto le bombe, ad esempio, e suo figlio, l'ultimo Natale che ha vissuto, lo ha passato sotto le bombe. E lui è morto a Gaza nel 2009. Fra poco viene a trovarci la sua mamma, lui è Vittorio Arrigoni. Prima lo vediamo in queste immagini. Restiamo umani è l'adagio con cui filmavo i miei pezzi per il manifesto e per il blog. È un invito a ricordarsi della natura dell'uomo. Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che apparteniamo tutti, indipendentemente dalle latitudini, dalle longitudini, a una stessa famiglia che è la famiglia umana. Ricordo che io sono qua come attivista dell'International Solidarity Movement, per cui durante i giorni del massacro eravamo una decina di internazionali, gli unici presenti lungo la striscia di Gaza, un po' distribuiti nei vari ospedali. Trascorrevamo le nostre notti prestando il nostro supporto sulle ambulanze e di giorno cercavamo, in maniera molto difficoltosa, devo dire, dei punti internet dove riuscire a trascrivere e mandare in Italia, all'estero, ciò di cui quotidianamente eravamo testimoni, vale a dire una strage di massa di civili. Voglio salutare e davvero ringraziare dal profondo Egidia Beretta per essere venuta qui da noi su questo divano da un paesino in provincia di Lecco. Il paesino si chiama Bulciago? Sì, Bulciago. Beh, è stata anche sindaco di quel Sono paesino. stata sindaco 10 anni, dal 2004 al 2014. Io ci tengo molto alla presenza oggi qui di Egidia per due ragioni, perché penso che il Natale sia un momento in cui si sta insieme, si condivide un tempo, no? Ci si prende un po' di tempo e penso che alcuni Natali restano nel cuore per sempre. E penso però che anche il Natale è un'occasione di riflessione per chi ha voglia di farla. E mi piaceva oggi fare una riflessione sulle parole di suo figlio. Restiamo umani. E quindi sono molto contenta che lei stia qui. Grazie. Proviamo insieme a partire dal principio. Io ho una foto bellissima di Vittorio da bambino piccolo piccolo. Adesso Eccolo qua. eccolo qua. No? Eccolo qua. Sì, è lui. Che bimbo è Vittorio? Che bimbo è stato? Ma Vittorio è stato un bambino comunissimo come tutti gli altri bambini. Aveva però già nel cuore, fin da piccolo, questo senso della giustizia, dei diritti umani. Ed era già un bambino predisposto a quello che sarebbe diventato dopo, un attivista che ha scelto il metodo della non violenza per combattere la sua battaglia. E infatti in questa piccola poesia che lui scrisse a 7 anni, descrivendo se stesso, termina con queste parole. Io ho già cambiato 9 denti, io non ho zanne perché non sono un lupo. Ecco, da qui in molti hanno interpretato già l'inconscia scelta di Vittorio di diventare difensore dei più deboli, difensore delle donne, dei bambini soprattutto, utilizzando proprio questo Com'era a metodo della non. scuola? Com'era in casa? A scuola era un bambino sveglio, insomma, gli piaceva studiare, soprattutto la storia. E in casa era un giocherellone, gli piaceva molto giocare.
Era questo... più legato a lei o a chi? No, era più legato alla mamma. Alla mamma? Sì, 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 perché il papà era piuttosto un carattere un po' severo. E quindi, e poi Vittorio, con Vittorio c'è sempre stata questa grandissima affinità, questa empatia. Cioè che voi vi sentivate? Noi ci sentivamo profondamente e questo sentimento si è sviluppato molto poi quando Vittorio è diventato più grande. E quando poi ha deciso di partire, perché ad un certo punto lui decide di partire. Sì. Io se guardo le foto di Vittorio vedo un bellissimo ragazzo, poi con la pipa, poi c'è anche una roba, è un ragazzo anche affascinante, molto affascinante. Sì. E mi immagino la scena, ad un certo punto lui vi dice, beh, io parto e parto per Gaza. Come succede? Beh, Vittorio, lui lo diceva, non è che io mi sono svegliato un mattino e ho deciso di partire per Gaza. È stato un viaggio molto lungo quello che ha compiuto Vittorio nel corso degli anni. Un viaggio soprattutto interiore, alla ricerca di quella che lui dice, di queste verità, verità nascoste, questo desiderio che Vittorio ha sempre avuto di cercare il senso della sua vita. Vittorio non si accontentava, lui pensava di avere proprio il dovere di fare e quindi ha cominciato con questi campi di lavoro internazionali in diversi stati, in diverse nazioni, sia nell'est Europa, è stato anche in Africa, ha iniziato col Perù. E poi ad un certo punto sceglie Gaza. Tra l'altro Vittorio era cardiopatico, giusto? Sì, Vittorio aveva scoperto quindicenne di avere questa cardiopatia quando lui, Vittorio faceva pesistica e il suo allenatore voleva farlo anche, gareggiare, no? Quindi tutta una serie di esami è uscita. E lì avete scoperto che aveva un problema di cardiopatia. Però questo non gli ha impedito, per esempio, di rimanere a Gaza sotto i bombardamenti quando c'era l'operazione Piombo Fuso. Proprio nel giorno di Natale di 10 anni fa. Siamo lì in quei giorni. Sì, siamo nel 2008. Vittorio è stato in Palestina anche in precedenza, ha iniziato con la Cisgiordania, con i territori occupati. Quando poi Israele nel 2005 gli impedì di entrare, quindi lo imprigionò, venne imprigionato, venne picchiato, Vittorio non si è arreso. E quindi è arrivato a Gaza 23 agosto 2008. Questi due... pescherecci sgarruppati che hanno rotto l'assedio che durava da più di 40 anni via mare. E Vittorio poi ci è ritornato alla fine di dicembre del 2008 perché in novembre venne nuovamente sequestrato dalla Marina, in questo caso israeliana, portato in un centro di detenzione, rimandato a casa e noi pensavamo, beh, però fra il brutto c'è anche il bello, arriva Natale e lo passeremo assieme. Certo, sta a casa con lui. Invece Vittorio ha deciso, c'era una possibilità di una barca che partiva da Cipro, ha deciso di tornare e quindi è partito verso il 20 di dicembre. Allora, Vittorio ha deciso di impegnarsi, ha deciso di esserci, ha deciso di conoscere, ha deciso di raccontare quello che succedeva e che continua a succedere in alcuni posti del mondo. Si è fatto testimone e ha pagato con la vita aver scelto questo. Sì. Le posso chiedere, Vittorio è stato poi rapito e ucciso. Io lo dico spesso in questo spazio che credo che non esista fantasia in grado di immaginare che cos'è per una madre seppellire il proprio figlio. E però le chiedo, e non le voglio chiedere che cos'è stato quel momento, però le voglio chiedere quanto lei è orgogliosa di Vittorio. Non posso non esserlo, ma non soltanto per ciò che fece a Gaza, ma anche per tutta la sua vita, una vita anche tormentata, perché se fai queste scelte, se scegli la strada difficile, se vai in direzione ostinata e contraria, quindi incontri molte difficoltà, anche incomprensioni. Però io ero molto solidale con lui e non l'ho mai fermato. E certo, quello che lui ha fatto a Gaza, soprattutto durante Piombo Fuso, salire sulle ambulanze,
soccorrere i feriti. Sì, tra l'altro molti giornalisti facevano riferimento a lui, perché c'erano posti nei quali non andava nessuno, ma lui era lì ed era sulle ambulanze per evitare che sparassero. Sparavano lo stesso, ma un po' di meno, diciamo. Da ultimo, Egidia, le voglio chiedere questo. Lei va anche nelle scuole, so che parla con tante mamme, e tanti le avranno detto, vabbè, non avresti preferito avere un figlio più tranquillo che stava a casa? So che lei risponde che l'ho amato esattamente per com'era e che i figli bisogna lasciarli volare. Sì, no? Questa è una domanda che mi fanno soprattutto i ragazzi. Loro vogliono sapere se io non ho mai cercato di trattenere Vittorio, di fermarlo. Ma io rispondo loro con... parlando... Vittorio diceva che vivere con le ali tarpate non fa per me. E io dico... Che mamma sarei stata se l'avessi tenuto nella gabbia. Allora, grazie di cuore per essere stata qui con noi, grazie per averci aiutato a ricordare Vittorio, ci faceva piacere. Restiamo umani, diceva lui, restiamo umani, voglio dire, oggi insieme ad Egidia. Grazie ancora per essere stata qui. Andiamo in pubblicità e ci troviamo tra pochissimo.